è responsabile del lavoro di irrigazione e teme sempre che la sua nuova collaboratrice la superi. La sua levatura era superiore alla mia. Continuando così, sarebbe migliorata sempre più nel suo dovere e gli altri l'avrebbero sicuramente ammirata. Non sarebbe apparsa come migliore di me. Nel tentativo di superare la sua collaboratrice, è in costante competizione con lei. Più compete, più soffre. Non può fare meno di chiedersi quale indole corrotta la spinge a competere e a voler vincere. In che modo ricerca la verità per eliminare la sua corruzione? Nell'aprile 2021, la Chiesa ha messo me e Changxi a dirigere il lavoro di irrigazione. Venirlo a sapere mi ha un po' turbata. Changxi era capace e forniva condivisioni chiare sulla verità. Temevo che, dopo un po' di pratica, mi avrebbe superata. In passato ero stata suo supervisore. Come avrei potuto farmi vedere se fosse stata migliore di me? In seguito, ho notato che la leader le forniva molto aiuto e le faceva praticare in alcuni compiti importanti. Ho immaginato che la leader volesse coltivarla. Ero delusa e mi sono messa in competizione. Volevo lavorare sodo per evitare che mi superasse. Mi sono dedicata anima e corpo a condividere con gli altri e mi assicuravo di affrontare i problemi nel lavoro dei fratelli. Parlavo con prontezza nelle discussioni di lavoro e gli altri erano quasi sempre d'accordo con me. Dopo un po' di tempo, il nostro lavoro di irrigazione ha iniziato a dare dei risultati. Mi sentivo davvero realizzata. Poiché Changxi era nuova in quel tipo di lavoro, all'inizio le risultava difficile padroneggiarlo. Sapevo che avrei dovuto aiutarla a familiarizzare con il lavoro, ma temevo che mi avrebbe superata. Così le ho fornito solo un semplice abbozzo, senza spiegarle i dettagli. Ero segretamente felice quando la vedevo in difficoltà nel suo dovere. E mi sentivo ancora più capace di lei. Concentrarsi solo sul mettersi in mostra e ignorare gli altri non è un modo di cooperare. È vero. Ma in quel periodo ero bloccata nella mia corruzione e non riflettevo su di me. Dopo un po' di tempo, Changxi ha preso gradualmente il lavoro e ha ottenuto qualche risultato. Spesso ascoltavo le sue condivisioni su come risolvere i problemi e mi parevano davvero chiare e concrete. La cosa mi agitava. La sua levatura era superiore alla mia. Continuando così, sarebbe migliorata sempre più nel suo dovere e gli altri l'avrebbero sicuramente ammirata. Questo non l'avrebbe fatta apparire migliore di me. Mi sentivo sempre più minacciata. Ogni volta che ci trovavamo in una riunione, osservavo le condivisioni che faceva. Erano illuminanti, così cercavo un modo per farle migliori delle sue. Una volta una sorella non riusciva a lavorare bene con gli altri a causa della sua arroganza e ciò si rifletteva sul lavoro. Mi sono davvero scervellata sulla causa del suo problema, su quali parole di Dio usare e su come integrare la mia esperienza. Ma per via del mio approccio sbagliato non riuscivo a riflettere con calma. E alla fine ho forzato la comunione a una comprensione superficiale e lei è rimasta nello stato sbagliato. Changxi, invece, ha unito comunione sulle parole di Dio e su di sé. La sorella è riuscita a identificarsi e si è sentita pronta a cambiare il suo stato. La cosa mi ha fatto davvero arrabbiare. Perché Dio illuminava Changxi e non me? Lei era al centro della scena, quindi gli altri non l'avrebbero ritenuta migliore. A questo pensiero ho preso una decisione. Avrei dovuto fare bella figura quando qualcun altro avesse avuto una difficoltà, per far vedere a tutti che sapevo condividere per risolvere i problemi.
In seguito, una sorella ha raccontato come fosse critica nei confronti degli altri dopo essere stata trattata. Ho pensato che, avendo avuto la stessa esperienza, avrei fornito una valida comunione. Ma prima ancora che aprissi bocca, Cengxi ha iniziato a condividere e ha parlato chiaramente, collegando il discorso alla sua esperienza e togliendomi le parole di bocca. Non ho potuto fare altro che fornire un resoconto della mia comprensione. Vedendo che Cengxi era felice dopo la riunione, per invidia non volevo riconoscerle i suoi meriti. Quella sera, a letto, non riuscivo a prendere sonno. Pensare a quanto gli altri gradissero le condivisioni di Cengxi mi faceva sentire giù. Sembrava che non l'avrei mai superata. Lottare sempre per fama e guadagno, quando non si può avere ciò che si vuole, è davvero miserabile. Sorella, come ti sei resa conto del tuo problema? All'epoca sapevo di essere in uno stato sbagliato. Ho pregato Dio, chiedendogli di guidarmi a conoscere me stessa. In una riunione ho letto che Dio dice: bramare fame e profitto è tipico degli esseri umani dotati della natura malvagia di Satana. Nessuno fa eccezione. L'intera umanità vive per la fama e il prestigio. Tutti sono disposti a pagare qualsiasi prezzo per averli. Così è per chi vive sotto il potere di Satana. Pertanto, chi non accetta o non comprende la verità e non sa agire in conformità ai principi, vive in un'indole satanica. Un'indole satanica è giunta a dominare i tuoi pensieri e le tue azioni. Satana ti ha posto sotto il suo controllo, sei suo prigioniero. Non gli sfuggirai mai se non accetti la verità e non rinunci a lui. Non pensare sempre a superare tutti, a fare tutto meglio degli altri e a distinguerti dalla massa in ogni modo. Che tipo di indole è questa? Un'indole arrogante. Le persone hanno un'indole arrogante e, pur volendolo, non riescono a cercare la verità e soddisfare Dio. Controllate da quest'indole, sono facilmente indotte a smarrirsi. Quando possiedi una tale indole, tenti costantemente di surclassare gli altri, di togliere loro qualcosa, non obbedisci, sei invidioso e cerchi sempre di distinguerti. Questo è un problema. È il modo in cui agisce Satana. Se vuoi essere una vera e adeguata creatura di Dio, allora non perseguire i tuoi sogni. È malvagio cercare di essere superiore per raggiungere i tuoi obiettivi. Dovresti obbedire alle orchestrazioni di Dio e non spingerti oltre la tua collocazione. Solo questo dimostra ragionevolezza. Amen. Amen. Le parole di Dio rivelavano il mio vero stato. Volevo sempre lottare per primeggiare su tutti e non essere inferiore. Quindi ero in costante competizione con gli altri. Avendo supervisionato il lavoro di Cengxi, quando collaboravamo non volevo essere peggiore di lei nelle abilità lavorative o nel condividere sulla verità. All'inizio ero molto soddisfatta quando non riusciva a superarmi. Ma quando l'ho vista progredire, risolvere alcuni problemi e persino ottenere l'approvazione dei fratelli, ero scontenta e invidiosa e non facevo che competere. Volevo persino mettermi in mostra quando risolvevo i problemi per essere ammirata dagli altri. Ma il mio intento era sbagliato. Mi concentravo sulla fama e non riflettevo sulle parole di Dio. Così condividevo su qualche arida dottrina, cosa che non portava alcun beneficio agli altri. Non ho riflettuto su me stessa, anzi incolpavo Dio e opponevo resistenza. Solo allora ho capito che ero arrogante e irragionevole. La Chiesa aveva incaricato me e Cengxi di gestire l'irrigazione, quindi avremmo dovuto completarci a vicenda, sfruttare i nostri punti di forza e svolgere bene il nostro dovere. Chiaramente non ero alla sua altezza, ma non ne avevo consapevolezza.
Cercavo di essere migliore di lei e mettermi al centro della scena, calcolando segretamente guadagni e perdite di prestigio, senza considerare il mio dovere o il lavoro della Chiesa. Ero davvero irragionevole e manifestavo un'indole satanica, disgustando Dio. Questa comunione mi ha aperto gli occhi. Adoperarsi sempre per primeggiare denota arroganza e mancanza di conoscenza di sé. Sì. In seguito ho pregato Dio, chiedendogli di guidarmi a correggere il mio atteggiamento e a lavorare bene. Da allora, quando vedevo che la comunione di Changxi era più chiara della mia, mi assicuravo di rinunciare a me stessa. Con questa pratica, il mio stato è gradualmente migliorato. Oh. Ma, poiché non avevo una vera comprensione della mia natura, in breve tempo il mio problema è riaffiorato. Nelle riunioni che Changxi e io ospitavamo per i fratelli, lei si occupava della comunione e io aggiungevo poche cose. Una o due volte poteva andare, ma col tempo ho iniziato a sentirmi invisibile ed ero delusa alla fine delle riunioni. Sarei stata per sempre la ruota di scorta. Scontenta, ho iniziato a competere in segreto. Dato che non ero in grado di condividere sulla verità meglio di Changxi, mi sono dedicata a supervisionare i compiti per rendere più efficace l'irrigazione. Così avrei dimostrato le mie capacità. Quando c'era da monitorare un lavoro, facevo da sola, senza parlarne con Changxi. Col tempo ho iniziato a ottenere risultati migliori dei suoi e sono di nuovo diventata arrogante. Non ero più scarsa di lei. Da allora ho ricominciato a volerla superare anche nella condivisione. Una volta in una riunione, volevo prendere io il timone invece di lasciarlo a lei. Così ho voluto affrontare i problemi di una sorella. Ma a causa del mio intento sbagliato, ho iniziato a condividere senza prima capire il suo problema. Di conseguenza ho parlato molto senza risolvere nulla. Gli altri hanno notato il mio stato sbagliato e condiviso sulla necessità di non competere con la mia collaboratrice, poiché avrebbe influito sulla produttività. È vero. Sentirli evidenziare quel problema mi ha imbarazzata. Inoltre avevo rubato troppo tempo e così non abbiamo potuto affrontare i problemi di lavoro e abbiamo concluso l'incontro frettolosamente. Mentre tornavo a casa, ho pensato a come mi ero comportata. La mia condotta era un boccone amaro da buttare giù. Volendo solo mettermi in mostra per dimostrare di essere migliore, avevo sprecato molto tempo. Così i nostri problemi di lavoro erano rimasti irrisolti. Stavo intralciando il lavoro e la vita della Chiesa. Più ci pensavo, più mi arrabbiavo e mi sentivo afflitta. Non sapevo come eliminare la mia indole corrotta. Per un po' di tempo, poiché ero prigioniera della lotta per la fama, non ho voluto offrire aiuto a Changxi quando la vedevo in difficoltà con il suo lavoro e spesso le suggerivo che non si stava impegnando, cosa che l'ha resa più negativa. Ci siamo allontanate sempre di più e il lavoro ne ha risentito. La leader mi ha poi trattata perché lottavo per fama e guadagno ed escludevo la mia collaboratrice dicendomi che era cattiva umanità. Le sue parole sono state un duro colpo, così ho pregato, chiedendo a Dio di illuminarmi affinché risolvessi i miei problemi. Poi ho letto alcune parole. Posso leggere io? Qui. Ognuno di voi è salito alla vetta delle moltitudini. Siete ascesi per essere antenati delle masse. Siete estremamente arbitrari. E vi scatenate tra tutti i vermi alla ricerca di un posto che sia comodo, cercando di mangiare vermi più piccoli di voi. Siete malevoli e scellerati nell'intimo, persino più degli spiriti che si sono inabissati nelle profondità del mare
vivete in fondo al letamaio e disturbate i vermi da cima a fondo. Finché non hanno più pace, si combattono per un po', per poi calmarsi. Non conoscete la vostra condizione. Tuttavia, combattete l'uno contro l'altro nel letame. Cosa potete guadagnare da questa lotta? Se davvero nel vostro cuore c'è reverenza per me, come avete potuto combattervi l'un l'altro dietro le mie spalle? A prescindere dal tuo rango, non sei forse comunque un piccolo verme ripugnante nel letame? Sarai capace di farti crescere delle ali e diventare una colomba nel cielo? Amen. 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 Dio smaschera coloro che non sanno stare al proprio posto, che hanno eccessiva stima di sé, competono e si attaccano l'un l'altro per il prestigio, senza alcun timore di Dio. Giusto. Ero proprio come rivelano le parole di Dio. Avevo sempre avuto un'eccessiva opinione di me, convinta di dover essere migliore di Zhangxi perché ero stata suo supervisore. Lottavo per superarla anche apertamente. Non discutevo con lei di come seguire il lavoro di irrigazione e volevo risolvere i problemi da sola per dimostrarmi migliore, senza considerare se fossi realmente in grado di risolverli o se avrebbe impattato sulla produttività. Quando ho notato che Zhangxi aveva difficoltà nel lavoro, non solo non l'ho aiutata, ma ho gioito per questo, sminuendola e godendo della sua sofferenza. Questo l'ha resa sempre più negativa. Ho capito di essere priva di umanità. Inoltre ho visto che Dio smaschera i vermi che non conoscono il proprio valore, ma vogliono sempre volare alti come colombe. Mi vergognavo molto. Mi sentivo altrettanto spregevole e spudorata. Chiaramente non possedevo molta realtà e non sapevo risolvere i problemi delle persone, ma volevo comunque superare gli altri. Questo non solo feriva quella mia sorella, ma si ripercuoteva sul lavoro della Chiesa. Più ci pensavo, più mi sentivo in colpa. Ho letto parole di Dio che smascherano gli anticristi. Dio Onnipotente dice: qual è il motto degli anticristi a prescindere dal gruppo a cui appartengono? Devo competere, competere, competere. Devo competere per essere il più eminente e il più potente. È questa l'indole degli anticristi. Ovunque vadano, competono e cercano di raggiungere i loro scopi. Sono i lacchè di Satana e perturbano l'opera della Chiesa. L'indole degli anticristi è fatta così. Cominciano a guardarsi intorno nella Chiesa per capire chi crede in Dio da molti anni e abbia capitale, possieda qualche dono o qualche competenza particolare, sia stato utile ai fratelli e alle sorelle per l'ingresso nella vita, sia stimato, abbia anzianità di servizio, goda della buona opinione dei fratelli e delle sorelle, abbia più cose positive. Tali persone rappresenteranno per loro la concorrenza. Insomma, questo è ciò che fanno gli anticristi ogni volta che sono in un gruppo di persone. Sempre. Competono per il prestigio, per una buona reputazione, per l'ultima parola sulle questioni e per il sommo potere di prendere decisioni nel gruppo, cosa che una volta ottenuta li rende soddisfatti. L'indole degli anticristi è arrogante, odiosa e irragionevole fino a questo punto. Non hanno coscienza né ragione, nemmeno un briciolo di verità. Dalle azioni e dalle imprese di un anticristo si può vedere che non hanno nulla della ragione di una persona normale. E sebbene si possa condividere con un anticristo riguardo alla verità, lui non l'accetterà. Per quanto giusto sia ciò che dici, con lui non funzionerà. Le uniche cose che gli piace perseguire sono la reputazione
e il prestigio, per i quali nutre un gran rispetto. Finché può godere dei benefici del prestigio, si sente appagato. Questo è, così crede, il valore della sua esistenza. A prescindere dal gruppo di persone in cui si trovano, devono mostrare agli altri la luce e il calore che emanano, i loro talenti speciali, la loro unicità. Ed è perché ritengono di essere speciali, che pensano naturalmente di dover essere trattati meglio degli altri, che dovrebbero ricevere il sostegno e l'ammirazione delle persone, che queste ultime debbano ammirarli, adorarli. Pensano che tutto questo spetti loro di diritto. Simili persone non sono forse sfacciate e spudorate? Amen. Amen. Dio rivela che gli anticristi non sono capaci di collaborare. Vogliono sempre occupare il centro della scena ed essere ammirati. Simili persone hanno un'indole maligna. Dio ne è disgustato e le maledice. Sì. Ho visto che anch'io manifestavo un'indole da anticristo. La Chiesa voleva che io e Chang-Si collaborassimo, ma io volevo essere l'unica stella a brillare. Vedere che Chang-Si condivideva con chiarezza e che gli altri la approvavano mi rendeva invidiosa di lei e sentivo che con lei non avrei mai avuto il mio momento di gloria. La trattavo come una mia avversaria. Vedevo che aveva difficoltà, ma non l'aiutavo. Anzi, la escludevo e lavoravo da sola, cosa che l'ha portata a sentirsi negativa. Poiché l'ho ripetutamente esclusa, il suo stato è peggiorato. Ma io non provavo senso di colpa. Al contrario, ora sentivo di poter giocare un ruolo da protagonista. Ho detto cose denigratorie per minare il suo entusiasmo nel dovere, per non farle sfruttare i suoi punti di forza. Questo l'ha davvero ferita. Vivevo secondo veleni satanici, come nell'intero universo solo io regno sovrano. Volevo essere l'unica a distinguersi. Non mi sono fermata davanti a nulla e l'ho ferita per spiccare. Ero del tutto priva di coscienza. Ho pensato ad alcuni anticristi della Chiesa. Si preoccupano solo del proprio prestigio e di essere ammirati dagli altri. Non sopportano che qualcuno li superi. E quando il loro prestigio viene minacciato, usano tattiche ignobili per punire l'altra persona. Finiscono per essere scacciati da Dio per tutto il male che fanno. Sì. Volevo sempre essere ammirata e approvata dagli altri e sminuire la mia collaboratrice. Ero sul cammino di un anticristo. Se non avessi cambiato strada, continuando a disturbare il lavoro della Chiesa, avrei fatto la stessa fine degli anticristi. Sarei stata punita e maledetta da Dio. Questo pensiero mi ha spaventata, così mi sono affrettata a pregare. Grazie alla tua comunione, vedo che inseguire la fama senza mai ravvedersi conduce al cammino di un anticristo, a intralciare il lavoro della Chiesa e a essere scacciati da Dio. Sì. Le conseguenze di ciò sono terribili. È vero. E in che modo hai praticato? Quali parole di Dio hai letto? Ho letto diversi passi. Dio Onnipotente dice: abbandonare la reputazione e il prestigio non è facile. Dipende dal perseguimento della verità. Solo comprendendo la verità si può arrivare a conoscere se stessi, a vedere chiaramente la vacuità del perseguimento di reputazione e prestigio e a riconoscere la verità della corruzione dell'umanità. Solo allora si possono veramente abbandonare il prestigio e la reputazione. Non è facile liberarsi di un'indole corrotta. Magari hai riconosciuto di essere sprovvisto della verità, di essere afflitto da mancanze e di rivelare troppa corruzione. Eppure non fai alcuno sforzo per perseguire la verità,
e ti camuffi ipocritamente, inducendo gli altri a credere che tu sia in grado di fare qualsiasi cosa. Questo ti mette in pericolo e prima o poi ne pagherai le conseguenze. Devi ammettere di non possedere la verità e avere il coraggio di affrontare la realtà. Sei debole, riveli corruzione e manifesti ogni sorta di inadeguatezza. Questo è normale. Sei una persona ordinaria, non sei sovrumano né onnipotente e devi riconoscerlo. Quali sono i vostri principi di comportamento? Dovete comportarvi secondo la vostra collocazione, trovare la collocazione giusta per voi e svolgere il dovere che vi spetta. Solo chi si comporta così è ragionevole. Per fare un esempio, alcuni sono esperti in determinate competenze professionali e afferrano i relativi principi, e allora dovranno assumersi quella responsabilità e compiere le verifiche finali in tale area. Altri sanno offrire idee e intuizioni, ispirando gli altri e aiutandoli a svolgere al meglio i loro doveri, e allora dovrebbero fornire idee. Se sai trovare la collocazione giusta per te e collabori in armonia con fratelli e sorelle, starai compiendo il tuo dovere e ti comporterai secondo la tua collocazione. Dato che non è facile per nessuno realizzare le cose da solo, in qualsiasi campo sia coinvolto o qualunque cosa stia facendo, è sempre bene avere qualcuno che metta in luce le cose e offra assistenza. È molto più facile così che fare da soli. Inoltre, ci sono dei limiti alle capacità della levatura delle persone e a ciò che possono sperimentare. Nessuno può essere un esperto in tutti i mestieri. Non è possibile per una sola persona sapere tutto, imparare tutto, realizzare tutto. È impossibile e tutti dovrebbero possedere tale senno. E quindi, indipendentemente da ciò che fai, che sia importante o meno, ci dovrebbe sempre essere qualcuno disposto ad aiutarti, a darti indicazioni e consigli e a fare cose in collaborazione con te. Questo è l'unico modo per essere sicuro che agirai in maniera più corretta, commetterai meno errori e avrai meno probabilità di smarrirti, il che è una buona cosa. Amen. Nelle parole di Dio ho trovato un percorso di pratica. Dovevo abbandonare il mio desiderio di fama e prestigio, imparare ad affrontare adeguatamente i miei difetti e stare al mio posto. Considerare gli interessi della Chiesa quando accadeva qualcosa e cooperare con la mia collaboratrice per compiere bene il nostro dovere. In passato ero stata responsabile del lavoro di Changxi, quindi avevo esperienza, ma nella comunione sulla verità ero indietro. Non avevo esperienza pratica e non sapevo rilevare né risolvere molti problemi. Erano le mie carenze e dovevo affrontarle. Certo. Invece la comunione di Changxi era utile per l'ingresso nella vita dei fratelli. Avrei dovuto sostenerla e permetterle di sfruttare la sua forza. Da qui poter anch'io imparare per compensare le mie debolezze, cosa che avrebbe giovato al mio ingresso nella vita e al lavoro della Chiesa. È un ottimo modo di praticare. Affrontare adeguatamente i propri difetti e imparare dai punti di forza degli altri rende più facile collaborare bene. Sì, esatto. In seguito, quando cooperavo con Changxi per condividere nelle riunioni, mi assicuravo di avere le giuste intenzioni e di fare comunione solo su ciò che capivo. Lasciavo che Changxi condividesse su ciò che comprendeva. A volte mi sentivo in competizione quando vedevo che gli altri approvavano la sua comunione, ma sapevo subito capire che il mio stato era sbagliato. Pregavo e rinunciavo a me stessa e desideravo mettere al primo posto il lavoro della Chiesa. La
la mia invidia col tempo è diminuita e ho smesso di competere con lei. Pensavo invece a come collaborare per risolvere i problemi. Non ero più frenata dalla mia indole corrotta ed ero in grado di fare la mia parte. Collaboravo intenzionalmente con Chang-Chi nel lavoro e le offrivo il mio aiuto quando incontrava delle difficoltà. Col tempo il nostro lavoro di irrigazione è migliorato ed entrambe abbiamo fatto progressi. Mi sentivo davvero in pace. Sia lodato Dio. Sia lodato. Praticando le parole di Dio, possiamo liberarci dai vincoli della fame. Esatto, praticando le sue parole.